questa è la via proposta dal comune. La via proposta dal comune, già dopo la volta, del comune di Palermo. Di Palermo. No, sì, non una stradina che si trova a, vicino al quartiere Ballarò, vicino al vicolo della Pietà. Vicolo, esatto. Nel vicolo. In una situazione molto. A 2 chilometri, a 1 chilometro e 800 metri di distanza. A 1 chilometro e 800 metri di distanza dai luoghi dove sono svolti i fatti. In effetti il vicolo Sant'Orsola, non ci sono residenti, non ci sono numeri civici. E come fa? Poi 22 persone lì sono morte, capito? Il vicepresidente della provincia ha detto, dice no, dovrebbe essere fattibile, cercheremo di impegnarci, ma io me lo auguro. Ed questa è la firma di Giovanni Bala. Il soldato quello. Ma Mauro, poi sai che cosa ho fatto io? No, prima fermato, gliela racconto e chiedo a poco. Allora, io dopo che nel 91-92 ho fatto convegno, ho scritto molto sulla strage di via Macquera, un giorno mi telefona da Roma il giornalista Giorgio Frascapolara, che era un redattore dell'Unità, e mi ha detto, guarda, qua c'è il signor Giovanni Bala, un sardo, perché il 19 ottobre 1944 i 50 soldati che spararono in via Macqueda erano soldati della divisione Sabaudia, quindi erano tutti sardi, il comandante che era di Canicattì era un siciliano. Bene, dice, sai, c'è questo signor Bala che allora era soldato in servizio e c'è già da 50 anni questo rospo che si porta nello stomaco e vorrebbe incontrarti perché vorrebbe, come dire, raccontarti come sono andati i fatti. Dice, lui non spara. Gli ho detto, come si chiama? Giovanni Bala. Io avevo l'elenco, perché l'avevo preso al tribunale militare, dei soldati con il carico di bomba a mano e proiettili in uscita dalla caserma e in entrata alla caserma dopo l'operazione. Perché i soldati dovevano dichiarare. Ebbene, il soldato Bala fu uno dei pochi che disobbedì, non sparò sulla folla perché 50 colpi aveva all'andata e 50 colpi aveva al ritorno, 2 bombe a mano aveva all'andata e 2 ne aveva al ritorno, quindi non sparò. Non sparò. Però tuttavia assistette a questa scena bestiale e lui ci rimase malissimo, tant'è che era un giovane un pastore sardo, prelevato da casa, vestito da militare e trasferito a Palermo. Ma la cosa più grave era che avevano l'Italia. L'Italia senza la Sicilia. L'Italia non avevano la Sicilia, ma è una cosa di sardignole. Non avevano la. Avevano il distintivo con l'Italia senza la Sicilia. Sì, sì. Bene. Il comandante si chiamava Sardo. Sardo di. Lo Sardo di Canicattì. Lo Sardo che comandava i sardi, lo Sardo di Canicattì. E allora, il giovane Pala. Poi se ne andò a fare il cameriere all'estero, eccetera, e ritornando ha avuto sempre questo punto fisso. Io voglio dire come sono andati i fatti. E siccome io storicamente ero arrivato alla conclusione, per me la testimonianza di Pala era la conferma di quello che io avevo intuito, e cioè che sulla folla è stato sparato deliberatamente, senza provocazione. C'è stata una carneficina dovuta a una insensibilità degli altri comandi e un obiettivo certo di sparare sulla folla per uscire. Punto. E Pala me l'ha confermato. Dopodiché abbiamo organizzato alla provincia, Pala dopo 50 anni è tornato a Palermo, abbiamo organizzato alla provincia l'incontro, dentro una scuola, al liceo Croce, l'incontro tra un superstite della strage e il Pala. Li abbiamo fatti abbracciare, intervenire, li ha pacificati, intervenire nel dibattito e idealmente abbiamo, come dire, fatto incontrare il carnefice, sia pure, ma lui era una parte dei carnefici, ma lui non sparò, abbiamo fatto il carnefice e la vittima, ma abbiamo dato una lezione di civiltà. La lezione di civiltà è che non è possibile che le manifestazioni di libertà e di popolo debbano essere represse nel sangue. Questo non è accettato, non è. No, la violenza è sempre gratuita, da qualunque parte essa provenga. 24 feriti. 24 feriti. 24 morti e 158 feriti. Esatto. Ma poi sono tutte morte.